Ormai qua da me da sera le cuffie per non disturbare i vicini. Mi scuso per prima con i provvacinisti perché l'argomento è molto delicato. Magari io posso sembrare un antivaccinista, ma nel limite del possibile cerco di essere una via di mezzo, né troppo antivaccinista e né troppo provvaccinista. È importante precisare, come viene detto in questo sito internet, che non solo i medici possono segnalare le reazioni avverse, ma addirittura anche i pazienti, tutti gli operatori sanitari, come scritto qua nel mezzo. Sempre sulle reazioni avverse, però quasi finito. Il medico segnalante non è tenuto a dimostrare un rapporto di causalità tra l'assunzione del farmaco e la comparsa di una reazione avversa, ma solo a segnalare quest'ultima e la probabilità o no che derivi dall'assunzione del farmaco. E poi vabbè, uno può anche approfondire, però dopo andrei avanti fino a domani mattina. Stavo comunque introducendo la seconda parte del video, che parlerò della teoria dell'immunità del gregge e delle statistiche, perché le statistiche non vengono utilizzate anche come la matematica solo in medicina, ma vengono utilizzate anche in altri settori, per esempio economia, anche nel mio settore che è l'informatica. Come farei a fare i programmi se non conoscessi le leggi della statistica, della matematica? Non potrei. Per dire, in economia, l'andamento della borsa, si può dire che ci sono due dati: l'andamento del caffè, no? Ha un grafico molto simile a quello delle nascite. Sto facendo un esempio banale, però questi due grafici non sono correlati. Non sono correlati tra di loro, sono due grafici che non c'entrano niente l'uno con l'altro. E questa è una cosa ovvia, può succedere, ma se uno sta sperimentando un farmaco, deve valutare tutte le possibilità, così come un economista, se deve consigliare quali azioni comprare, allora lui valuterà i grafici che potrebbero dare una correlazione reale. Per esempio, non possiamo dare tutto il merito ai vaccini, scusatemi provaccinisti, mi starete mandando al diavolo. Non ci sono solo i vaccini che hanno diminuito il numero dei malati, c'è anche il miglioramento dell'igiene, diciamo dal 1950 fino ad oggi è un po' migliorata, ma il discorso, deriva da Pasteur. Perché Pasteur nel 1850 circa, Pasteur, per fare un esempio, anche se i complottisti dicono che non è vero, però a me quando un complottista esagera mi va a negare la scienza, mi dispiace, Pasteur tutti lo conoscono, sanno chi è. Io adesso vi faccio vedere. Pasteur, la scoperta dei germi. Attraverso le sue ricerche sulla fermentazione del vino e della birra, Pasteur scopre la presenza dei batteri. E da qui cominciarono a sterilizzare i ferri per gli interventi, a sensibilizzare l'opinione pubblica su quanto fosse salutare l'igiene. Negli ospedali cominciarono a utilizzare le mascherine, quella che potremmo definire un'igiene microbiologica. Però, diciamo, essendo una cosa del 1850, dal 1800, comunque verso la fine del 1800, quando fu scoperto il tetano, l'antitetanica, dal 1860 fino al 1950 si è fatta una campagna sull'igiene, che comunque, se lo devo dire, il grafico dell'igiene
è correlato fino al 1950, perché sull'igiene da 1950 ad oggi non è che c'è stata quella grande variazione. Se noi vogliamo dirlo veramente, il boom dell'igiene è negli anni 60. Hanno fatto film sulle pandemie, già negli anni 60 parlavano dell'igiene, gli fischiavano nelle orecchie, però il botulino non ci sono vaccini, com'è che è sparito? È sparito grazie alle televisioni, perché in televisione cosa dicevano sul botulino? Le conserve, state attenti, il botulino ammazza un sacco di persone, con una trasmissione TV. Il vaccino in questo caso non era un farmaco che ti inietti, era una trasmissione TV divulgata da tutti i telegiornali, l'informazione, poi il tempo di acquisirla all'epoca non era come oggi, dai, all'epoca l'ultima ora, la notizia di ultima ora è nata al massimo negli anni 90, già c'erano i computer, un po' prima di internet, ma non era un'ultima ora real time. Era un'ultima ora che i giornalisti andavano a caccia di notizie, le ultime notizie che riuscivano con i mezzi dell'epoca del 1980 a recepire. Adesso c'è internet, con internet è real time, altro che ultima ora, con i margini che avevano nel 1990. Se in un paese la meningite, ci sono tanti contagi, cos'è che succede? Allora la popolazione divulga su Facebook l'articolo del giornale e molti per paura del proprio figlio dicono: ma adesso mi muore il figlio di meningite, lo prendono, lo vaccinano. Questa è una cosa normale in Gran Bretagna, è solo in Italia che noi nominiamo l'effetto Bridge. Proprio tu li senti nei forum che scrivono, non sanno neanche cos'è effetto Bridge. Ma scusa, tu hai detto effetto Bridge, hai detto tutto, cosa hai detto? Si credono qualcosa a che fare con gli anticorpi. È un modello matematico, è un semplice modello matematico che funziona, però almeno a mio avviso, per vari motivi, è obsoleto. Uno di questi è la velocità di comunicazione, che è aumentata a livello planetario, e forse i paesi più industrializzati del mondo se ne sono accorti. Questo grafico che trovate su internet, cos'è che ci dice? Che i paesi meno sviluppati d'Europa hanno la vaccinazione obbligatoria. È così. I paesi meno industrializzati, moderni, hanno ancora la vaccinazione obbligatoria. E poi guardate quei puntini, cioè voglio dire, Francia c'ha 3 vaccinazioni obbligatorie, Repubblica Ceca quante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la Lettonia quante? 9? E in Italia la Lorenzin ne vorrebbe 12. Già che ci sono delle critiche sulle prevalenze. Io vabbè, non è che voglio fare l'antivaccinista, però voglio dire, la Francia, che è una notizia recente di aprile, a differenza degli italiani, i francesi dimostrano shock. Da quasi un anno la Francia ha deciso di rivedere le strategie di marketing vaccinale, di marketing vaccinale, eccetera eccetera. Questo qui è un articolo che trovate. Il Consiglio di Stato ha ordinato al Ministero della Salute di rendere disponibili entro 6 mesi solo i vaccini obbligatori. Legge. 3 vaccini obbligatori hanno tolto l'esavalente. Io non so, visto in giro, dicono che ha un sacco di controindicazioni, che è troppo pesante. Non è compito mio stabilirlo, è una questione medica. Scusate, sto fumando, ho passato una giornata a cercare di fare il mio primo video di informazione su YouTube e sono abbastanza stanco. Però mi faccio una sigaretta, anzi no, guardate l'acqua. C'è anche l'acqua, adesso scusatemi, tanto cercherò di essere più rapido e finire la svelta questo video, tanto ormai ci siamo, i concetti da dire sono rimasti pochi. Scusate se parlo lentamente, ma è l'orario e sono stanco.
Oh, un po' di pausa. Dopo tutto questo da fare, chiacchierare. Ma chi me lo fa fare a me di fare i video? Chi me lo fa fare? Tanto io scrivo i commenti. No, è più bello fare i video. Adesso, appena posso, farò anche altri video interessanti. Allora, ritorniamo a noi. Vi faccio rivedere ancora un attimo il grafico, così vi rendete conto. Ecco, c'è da dire una cosa: in Germania non c'è la vaccinazione obbligatoria, però per l'iscrizione a scuola chiedono una vaccinazione per 2 o 3 vaccini. Io adesso non mi ricordo quali sono, però voglio dire, non è che hanno messo il vaccino obbligatorio nazionale di legge, no, ti iscrivi a scuola, come requisito ti chiedono l'antitetanica, per esempio, che tra l'altro non è contagiosa, non è un virus, è una tossina. L'antitetanica, ci ho litigato con uno su Facebook che diceva l'antitetanica non serve a niente. Sì, a me non serve a niente, sono programmatore, quella volta che mi taglio, però adesso per esempio ho messo la serra in solaio, scusate se fumo, ho messo l'orto sul solaio, ma se io mi taglio mi faccio subito l'immunoglobina del tetano, mi sembra che si chiami così. Se fossi un giardiniere sarei un incosciente se non mi vaccino contro il tetano a vita. Stessa cosa per altri lavori a rischio, basta andare ad informarsi, magari una volta era più difficile, adesso c'è internet, cercate la causa del tetano, mastofilo, cercate la causa del tetano, è una tossina di un batterio e si prende con la terra, facendo agricoltura. Adesso parliamo dell'effetto gregge. Quel grande effetto, ma che effetto, è un effetto speciale, è una cosa che conoscete tutti e non lo sapete, cioè, è una stupidata, a livello logico, vabbè, uno che sa giocare a quel gioco conosce le regole del gioco, vi è mai capitato di giocare col campo minato, il prato fiorito? Quella è la teoria dell'immunità del gregge. Adesso io l'avevo preparato, però l'ho perso. Aspettate un attimo. Ecco, la teoria del gregge è simile al campo minato o prato fiorito, come preferite, che è un gioco che è per Windows del 1995, Windows 98. L'obiettivo era quello di trovare le bombe o i fiori, dipende dalla versione. Ovviamente nel nostro caso, per spiegare la teoria dell'immunità del gregge, aspettate che faccio pausa, immaginatevi quei campi vuoti, le persone sane non vaccinate. Invece i numeri rappresentano persone vaccinate o che si sono ammalate e poi hanno acquisito l'immunizzazione. Le bombe o i fiori rappresentano il virus. Certo, l'immunità del gregge ha una regola in più, cioè in pratica io immagino che in prima fila ci siano quelli malati, in seconda fila quelli vaccinati in alcuni punti, perché sennò quello malato a quelli sani gli contagia la malattia e non avrebbe senso. Però vabbè, il campo minato può dare un po' l'idea. Se conoscete il gioco, provate a giocarci, cercatelo su internet e capirete qual è l'immunità del gregge. Effetto gregge, effetto gregge, mi sembra il Movimento 5 Stelle in questo momento. Non voglio offendere, mi dispiace perché io sono simpatizzante del Movimento 5 Stelle e mi dispiace quando diventa un gregge, però questo è un piccolo fuori tema di questo video. Il prossimo video cercherò di organizzarmi meglio. Questa, diciamo, è stata improvvisata, ho voluto provare l'ebbrezza di fare informazione. Poi, se siete d'accordo va bene, se non siete d'accordo va bene lo stesso, non c'è problema. Se volete vaccinare i vostri figli, vaccinateli, è importante. Ma se un sentire interno dice no, io non lo voglio vaccinare,
perché lo Stato vi deve obbligare? Ci vediamo al prossimo video. Ciao!